sport e sistema paese. Come può il calcio inserirsi in un momento così difficile e particolare di crisi economica in Italia? Bentrovati a Money Goal. Ne discutiamo con Giorgio Squinzi, il presidente di Confindustria. Lei ha creduto e crede molto nello sport italiano? Beh, io credo nei valori dello sport, nei valori dello sport senza scorciatoie. È una lezione di vita che io ho ricevuto da mio padre, dai miei genitori, alla quale intendo essere fedele. Tutto quello che ho fatto nello sport è andato in questa direzione. Noi ci crediamo, riteniamo che lo sport sia una straordinaria palestra di formazione, soprattutto per i giovani, perché i nostri giovani, che non devono farsi prendere dallo scoramento, noi dobbiamo crederci, dobbiamo combattere, dobbiamo credere, a puntare al futuro, perché solo dai giovani può venire il nostro futuro. E ci dice che il calcio e lo sport possono essere la ricetta per i giovani. Gli ultimi episodi, questo calcio che in Italia sembra far fatica, mi riferisco alla finale di Coppa Italia con gli incidenti, ecco, come si può cambiare? Questo la Coppa Italia è stato un episodio assolutamente intollerabile per un paese civile come il nostro. Sono anche rimasto colpito che alla presenza di tanti politici non si siano prese le posizioni che andavano prese istantaneamente. Benvenuti a Sassuolo, una storia che nasce in provincia di Modena nel 1920, che continua e che nel 2014 si consolida con la salvezza al suo primo anno di A. Un risultato storico per Eusebio Di Francesco e ragazzi, insperato quando lo stesso allenatore fu allontanato per 5 giornate. Già perché al timone di comando c'è il vulcanico Giorgio Squinzi, numero 1 di Confindustria e amministratore unico della Mapei, azienda nel settore dei materiali chimici per l'edilizia fondata dal padre Rodolfo. Un colosso il cui fatturato è cresciuto dai 725 milioni di euro del 2001 a quello del 2013, che ha superato i 2,3 miliardi di euro. Squinzi è un tifoso milanista, doc, appassionato di ciclismo. Dal 2002 il proprietario del Sassuolo Calcio. La storica promozione nel 2008 dalla C1 alla B, con Massimiliano Allegri sulla panchina. Già corsi e ricorsi che si intrecciano anche oggi, perché l'ex tecnico del Milan ha perso la sua panchina proprio per la debacle della sua squadra contro i neroverdi, ma rimane legato a questa realtà dopo tanti anni di carriera. No, sono 12 credo. Quest'anno, 11 e mezzo. Il rossonero per Squinzi significa la squadra del cuore. Nonostante l'impegno, oggi sia tutto rivolto per il suo Sassuolo. E proprio per questo il numero uno di Confindustria guarda già al futuro, non tra poche difficoltà per il calcio di casa nostra. Beh, sicuramente il discorso in questo momento, noi come Italia siamo sicuramente penalizzati dalla situazione economico-finanziaria del paese, però io credo che anche gli altri paesi non potranno continuare a scialacquare nel modo in cui hanno scialacquato fino ad oggi. È chiaro che poi ci sono le variabili indipendenti, che i fondi sovrani arabi o cinesi o di qualunque altro paese, è chiaro che hanno delle possibilità che l'Europa mediamente non ha più, e quindi bisognerà adeguarsi anche a questo.